È un'iniziativa molto importante per la sensibilizzazione della raccolta dei piccoli rifiuti e penso sia molto importante sensibilizzare, oltre che nel percorso universitario, anche fuori i cittadini su questa importante tematica della raccolta dei rifiuti. Gli spazi pubblici non sono una discarica, non sono un posto dove buttare l'immondizia, ma anzi un posto che tutti dobbiamo cercare di preservare, quindi quando possiamo raccogliere una cartaccia non ci costa nulla e rende tutti quanti un pochettino più civili e anche la nostra città un pochino più pulita. Se riuscissimo quantomeno a rendere tutti più consapevoli, secondo noi anche solo attraverso piccoli gesti possiamo fare un qualcosa di utile e importante. I vincitori della giornata hanno la possibilità di vincere delle borracce e un corso di canottaggio del CUS. Il vero obiettivo è rendere la nostra città più pulita. Esatto. La strategia è segreta e non si dice finché eventualmente non ci sarà la nostra vittoria. L'obiettivo di questa giornata è sicuramente quello di raccogliere dei rifiuti il più possibile. La speranza è quello di non trovarne nessuno e quindi di tornare a mani vuote e fare solo l'aperitivo alla fine. Questa è la speranza della giornata, anche se temo che non sarà così. Questo è il mio terzo anno che lo faccio, quindi più o meno so cosa mi posso aspettare e effettivamente si trova di tutto, da televisioni buttate a bottiglie, quindi io purtroppo mi aspetto di trovare seriamente di tutto e quella che è la mia speranza è quella di trovarne di meno di quello che abbiamo trovato gli altri anni e quindi che ci siano un po' meno persone che buttano via con così tanta leggerezza i propri oggetti per strada.